Gentili telespettatori, telespettatrici, a voi tutti benvenuti con Oggi Parliamo Di. Molti di voi si ricorderanno di questa bellissima bambolina che sono passati tanti tanti anni. C'è chi era bambino, oggi è sposato possibilmente, ma lo faremo vedere ai vostri figli, ai vostri nipotini. La bambolina ritorna perché dopo tanta assenza ha tante cose da raccontare, ma oggi non basta. Ci vorrà tanto tempo. Molti si auguravano che restasse in silenzio, messa da parte. E invece è da tanto tempo che scalpita. E noi oggi annunceremo alcune delle tante cose che Carica T purtroppo necessita. Con calma, con tanta, tanta calma. Io ho un elenco che non finisce mai. Si può parlare di tante cose, il depuratore, la piscina comunale, sapete che abbiamo una piscina comunale? Poi non parlare proprio di piscina, acqua, che fine ha fatto la tua sorgente con la sorgente acqua, il referendum e le manifestazioni consiliari? Non si sa, ma ne parleremo. Poi abbiamo il verde pubblico, Carica T ce n'ha, è abbastanza verde pubblico. Anche sotto i marciapiedi, nei vicoli, nelle stradelle, nelle zone periferiche, ma nelle zone di città pure. La Dedalo, ci sarebbe tanto, tanto da dire. Sulla Dedalo noi paghiamo cifre esorbitanti. Arrivano bollette che sembrano cose di un altro mondo, ma invece Carica T. Scuole, specialmente le scuole elementari, signor Sindaco, signora Assessore, signori della Giunta e signori consiglieri, attenzione, non mi rivolgo solo al Sindaco o ai consiglieri o agli assessori, ma al Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che è stato per 10 lunghi anni assente. E chi forse ora con la faccia tosta che si ritrova si ripresenterà, niente di strano, io lo capisco, 1.000 euro al mese, sono soldini, non è che sono bruscolette o bruscolini, qualcuno direbbe, sono soldini, anche se poi si va solo per riscaldare la sedia, non ha importanza. Centro sociale, quasi distrutto, abbandonato, centro sociale si trova sotto Bastianella, costato fior di milioni di euro. E vicino al centro sociale c'è un'altra zona appena fatta, che è la zona artigiana, che non si sa di dove dovrebbero entrare i mezzi pesanti, perché guarda caso manca la strada d'accesso. Ed è in completo abbandono pure, poi vi facciamo vedere in che stato di abbandono è. Poi abbiamo la pubblica illuminazione. Vi ricordate mesi fa qualcuno tramite stampa disse: ah, stiamo provvedendo, abbiamo provveduto, abbiamo fatto un accordo, un contratto con una ditta di fuori, di Bergamo o di Milano, che verranno a illuminare Carica T con luce LED, luce pali nuove, tutto nuovo. Il fatto è uno, i pali mancano, si distruggono, basta guardare via Giglia, la Bretella, ce n'è già 8 distrutti, che l'assicurazione paga regolarmente, ma non si sa i soldi dove vanno a finire, ma sicuramente saranno stornati per altre cose, non ne per i pali della luce che manca, e mancano anche le lampade. Abbiamo semafori da mesi spenti, non si riesce a capire perché. Rotonda di Rovitelli, avete visto, è bellissima, bianco-rossa, un giorno in un modo, in un giorno in un altro modo, è spostabile, a piacere del cliente, o meglio, al piacere del cittadino. Buche sulle strade, guai se non ci fossero.
sarebbe una cosa bella, e invece no. E per non farci addormentare, dice qualche assessore, così ci tengono svegli le buche. Poi i danni che si causano alle macchine, ai motocicli, i danni alle persone, che è più grave ancora. Ma passeranno, passeranno, vi preoccupate. Per non parlare dei cartelloni pubblicitari sparsi in tutta la città, quei giganti cartelloni di 6 metri per 3 metri. Sindaco, lei sa se sono tutti in regola? Se hanno tutti l'autorizzazione? Si hanno rispettato il regolamento stradale? E quanti fruttano questi cartelloni pubblicitari? Chi percepisce i soldi? Chi controlla? Poi lo vedremo. Poi lo vedremo. Cooperative. Le famose cooperative per uscire, per andare dopo l'ospedale, per andare verso Castro Filippo, verso Agrigento. Ci sono tante cooperative nuove, in completo abbandono, senza strade, senza fogne, senza acqua, senza niente. Promesse buttate al vento. Attenzione, attenzione, assessore ai lavori pubblici Gaetano Rizza. Le ricordo che quelle opere, prima di iniziare, sono state pagate le opere di urbanizzazione. Cioè hanno dovuto sborsare soldi prima per fare marciapiedi, strade, luce, fogne, verde pubblico, parcheggi. Non c'è niente. E i soldi? Abbiamo una strada che porta a Patto Gioacchino alla Romia. Hanno dimenticato a mettere i pali della luce. Li metteranno. Non vi preoccupate, li metteranno. Patto Gioacchino, che noi qua ce l'abbiamo, farà questa grazia. Ce lo auguriamo. Se non è già stanco, perché sapete quanti ne ha fatti. Poi abbiamo la scuola Verga, la nuova scuola Verga. Qualcuno dice, ma qual è? Era in via Allende, dove non c'è la scuola Verga. Ma ci sono uffici comunali. Uffici comunali che, guardate, non dovrebbero neanche starci, perché a quanto sembra non hanno neanche agibilità e abitabilità quelle scuole, quei locali, come tante scuole elementari che non sono né agibili né abitabili. Però ci fanno scuola, speriamo che non succeda mai nulla. Abbiamo la casa albergo per gli anziani, vi ricordate, per andare a Carlino, dove ora c'è il comando vigili urbani, dove ci sono i vigili del fuoco, dove c'è la caserma dei carabinieri, dove il comune di Canicattì, o meglio, noi cittadini, paghiamo tutto. Sempre che paghiamo tutto, sia la corrente elettrica, sia l'acqua, sia l'IMU, sia l'IRPEF, sia l'emergenza urbana, sembra che siano tutti a spese del comune. E non penso che sia una cosa giusta, e mi rivolgo a chi di competenza. Queste cose vanno pagate dal Ministero degli Interni e non da parte nostra, che già siamo sorclassati di tasse. Signor Sindaco, un occhio di riguardo alla città, ai cittadini. Il ponte della Colonia è da mese e mese che è fermo, che un tratto è bloccato, non si riesce a capire perché. Siamo in periodo estivo ora. Cosa ci vuole per sgombrarlo e liberarlo? Non c'è pericolo di frana, non c'è pericolo di rottura del ponte, così è stato detto dai tecnici dell'ANAS, perché quando fu del trattore lo ha solamente scorticato. Villa comunale, in completo abbandono, parchi giochi inesistenti, gabinetti che sappiamo come sono combinati, c'era un piccolo bar nuovo, pagato dal comune di Canicattì, completamente distrutto. Foro Boario, ci siete stati al Foro Boario? Perché non ci andate? Sì, al Foro Boario, per uscire, per andare verso Naro. E poi dovete andare anche dove c'è il depuratore. Funziona il depuratore? Ci auguriamo di sì. Abbiamo i nostri dubbi. La Dedalo, dove c'era il macello comunale, fiore all'occhiello di Canicattì. La Dedalo ambiente, che non si sa com'è combinata questa Dedalo, se esiste, non esiste, di chi è, di chi non è, chi la gestisce.
Chi la gestisce la DEA dell'ambiente? Ci dobbiamo dare i locali noi, la luce, l'acqua a mare che ogni giorno viene buttata e noi paghiamo. Non si sa. Mi vorrei fermare perché ci sono tante cose da dire, tantissime. L'ultima, e mi voglio soffermare, cara bambina, non devi dire niente, oggi non ti ho pregato di non dire niente. L'ultima cosa, io stamattina ho fatto un giro, ma non da stamattina, è da 15 giorni, che faccio un giro degli uffici comunali. E io capisco che ci sono le elezioni e che nessuno si mette contro il personale degli uffici comunali. Non lo hanno fatto in 10 anni, pensate se lo vanno a fare ora, a richiamare gli impiegati. Gli impiegati ne ho visti pochissimi, pochissimi negli uffici. E tutti gli altri dove sono? In malattia, fuori stanza, fuori sedia, fuori ufficio, in campagna, al mercato. Ah già, oggi che era mercoledì, c'era il mercatino. Chiedo scusa, l'avevo dimenticato. Vi ricordate quando vi ho fatto il blitz sull'assenteismo a Canicattì? Sono passati tanti anni. Come si poteva fare un blitz se l'avvocato del comune di Canicattì era in quel momento imparentato con qualche funzionario esterno che doveva vigilare e controllare? Lo poteva fare? No. C'era il pericolo di una lite in famiglia e non si fanno queste cose, certo. Ma le cose continuano, attenzione. E io mi rivolgo alle istituzioni. Alle istituzioni di Canicattì. Non avete bisogno che sia la gente a denunziare le cose. Voi siete demandati a controllare che tutto proceda per il verso giusto, che non si facciano delle illegalità, perché non è solo prendere la controinvenzione alla bottega, al bar o alla macchina che cammina senza cintura, senza patente, giusto, attenzione, ci mancherebbe altro, ma anche a chi ci governa, a chi ci deve dare un servizio che non viene dato a volte, anche questo fa parte del vostro compito istituzionale. Voi indossate una divisa e siete in nome e per conto della legge italiana. Io chiudo, cara bambolina, non voglio rubare più altro tempo. Come? Sì. No, ma ne riparleremo. È il primo giorno. È il primo giorno di saluto, dai, non fare così. E poi è finita appena Pasqua, 2 giorni. Ci ritorneremo, stai tranquilla. Maria Ragona, la bambolina, vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima. A tutti voi una felice giornata. È una bambolina che fa un nome.